Bene ragazzi, quindi benvenuti in questo, noi siamo qua in questo video per andare a parlare del calciomercato calabrese, squadre ragazzi calabresi, diverse notizie importanti. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace. Allora ragazzi, oggi tante notizie per tutte, veramente per tutte. Partiamo dal Crotone, perché vabbè, diciamo che nomi in più o comunque trattative chiuse, ancora niente, ma si parla di Messias, che piacerebbe a Lazio, Fiorentina e Torino, che avrebbero mostrato un interessamento, ma per il Crotone è incedibile, vi giuro che non succede, ma se dovesse Messias andare via a gennaio, io il Crotone lo prendo, e non tifo più Crotone, no scherzo, però no ragazzi, no. Se dovessimo retrocedere è giusto cederlo perché è un giocatore che merita di stare in Serie A, però poi vediamo un po' se dovessimo retrocedere, comunque speriamo di no ovviamente. Poi parliamo di Regina perché ci sono davvero tantissimi nomi in casa Regina, in entrata, in realtà e anche in uscita, perché in uscita comunque si parla di Mastur continuamente, affiancato al Carpi, ma anche altre squadre che si sarebbero inserite, quindi attenzione. Infatti si parla anche di Mantova e Novara, ma attenzione perché comunque altri giocatori che potrebbero essere usciti sono Bellomo, che comunque dovrebbe scadere il contratto tra 2 anni, quindi non dovrebbe esserci, cioè non dovrebbe essere in scadenza, ma potrebbero comunque potrebbe qualche squadra muoversi in questo senso, ma attualmente non dovrebbe esserci nulla. Ma attenzione perché ci sarebbe anche scusate, sempre per quanto riguarda Bellomo, adesso mi è venuto in mente, ci sarebbe la Testina, come dicevo, quindi non dovrebbe andare via Bellomo, però comunque qualcuna interessata c'è, tra cui la Testina, comunque squadra di alto profilo in C, nei gironi del Nord, squadra che lotta comunque per la promozione, vediamo un po', però comunque, non, ripeto, non dovrebbe essere in vendita, però se arriva un'offertona, chissà. Poi, altro giocatore in uscita è Marcucci, centrocampista classe 99 che la Regina ha preso da svincolato, ex Imolese, giocatore comunque su cui la Regina ha puntato e che potrebbe andare via in prestito visto che comunque non trova spazio. Si parla infatti di Padova e Catania interessato, ovviamente, ripeto, in prestito. E in entrata ci sarebbe, ragazzi, un interessamento che per ora è solo un interessamento per Pinamonti e Pisacane. Partiamo da Pinamonti. Sì, Pinamonti, scusate, Esposito, mi sono confuso. Esposito, non Pinamonti, che Pinamonti? Esposito. Attaccante classe 2002 dell'Inter, giocatore che comunque probabilmente non è ancora ufficiale, ma dovrebbe ritornare dal prestito dalla SPAL, visto che ha trovato poco spazio. E si parla già di diverse squadre interessate, soprattutto in Serie B, tra cui anche la Regina sarebbe interessata, si sarebbe inserita. Attenzione, solamente per ora un sondaggio, ma potrebbe comunque succedere qualcosa in tal senso, vediamo un po'. Per il resto, sempre per quanto riguarda l'entrata, si parla, come dicevo, anche di Pisacane. Interesse anche per Pisacane, giocatore che comunque starebbe per chiudere con il Lecce, quindi è difficile. Però non si sa mai, ragazzi, sappiamo che nel calciomercato non nulla è chiuso finché non si firma, finché non c'è la firma sul contratto, il giocatore con la sciarpa. Quindi non si sa mai, se la Legge si sarebbe inserita, avremmo stato interesse, difensore comunque di grande esperienza in scadenza con il Cagliari. Attenzione, sì, comunque, ripeto, nulla per ora niente, ma non si sa mai, come vi dicevo. E poi in realtà c'è anche un altro nome in uscita, come vi dicevo prima, poi i vari giocatori in uscita, Marcucci, Mastur, forse anche Bellomo, c'è anche Gasparetto, giocatore che comunque andrà in scadenza di contratto. Sta trovando veramente poco spazio, giocatore ai limiti del progetto tecnico. Si parla di San Benedettese interessata, ripeto, in scadenza, quindi potranno prenderlo a zero. Difficilmente comunque rinnoverà, quindi penso che alla fine andrà via. Vediamo un po' comunque, poi ovviamente quello che succederà, ma dovrebbe comunque andare via. Parliamo però anche di Cosenza, perché per quanto riguarda Brucini poi farò un video a parte, ma per il resto, per quanto riguarda le entrate, si parla di un nome nuovo, infatti si punta a Marsura, attaccante di proprietà del Livorno, giocatore che comunque piacerebbe a diverse squadre in Serie C, avrebbe comunque anche diverse pretendenti in Serie B, il Cosenza si sarebbe inserito, avrebbe chiesto informazioni, vediamo ragazzi, comunque un attaccante che piace, non è sicuramente l'attaccante da 50 gol, però vediamo un po'. Per il resto direi che possiamo parlare anche di Catanzaro e Vibonese. Parliamo di Catanzaro, infatti c'è un nome nuovo per la difesa. Tantissimi nomi anche di cui abbiamo parlato ieri della difesa, abbiamo parlato di Marino, abbiamo parlato anche di tanti altri profili. Si punta anche però a Camigliano, difensore classe 94 di proprietà del Cittadella. Sarebbe comunque questo un rinforzo secondo me importante, un giocatore che comunque negli ultimi anni ha sempre fatto la Serie B, giocatore di buon livello e per la difesa del Catanzaro potrebbe essere veramente un rinforzo di, come dicevo, di buon livello, quindi attenzione perché ci sarebbe comunque per ora solo un interesse, ma vediamo un po'. Poi, come dicevo, però parliamo anche di Vibonese perché ci sono davvero
Notizie di entrata e in uscita. Allora, per quanto riguarda le entrate, si punta a Esposito. Comunque qualche nome qua e là, per ora non ci sarebbe nulla di ovviamente trattativa. Altro difensore che è interessato, su cui ci sarebbe la Vibonese, perché già avevamo parlato di Fomov, difensore classe 2001 del Grosseto qualche tempo fa. Adesso si punta a Esposito, difensore di proprietà del Bari, che sta dando poco spazio, 21enne. Che però su cui sarebbero anche Cavese e Foggia, quindi attenzione, però la Vibonese ci starei pensando. Qualche difensore potrebbe effettivamente servire, magari quando giochiamo a 3, vediamo comunque, vediamo un po'. Per il resto possiamo parlare anche di uscite, come dicevo, perché ci sarebbero interessamenti per Marson e per Plescia. Allora, intanto Plescia piacerebbe al Foggia, giocatore che comunque attualmente ovviamente gioca sempre da noi, non penso sinceramente qua dal Foggia. Sinceramente, anche perché non so quanto, non è che, non lo so sinceramente, potrebbe anche darsi perché comunque non siamo noi proprietari del cartellino, ma è Renate, quindi potrebbe Renate magari spingere per farlo mandare al Foggia, ma non so se cosa gli convenga a Renate farlo mandare in un'altra squadra, però per ora ripeto, comunque penso che dovrebbe rimanere, non penso dovrebbe esserci troppi problemi, comunque vediamo, anche perché comunque la rescissione del prestito deve essere consensuale da parte di entrambe, quindi se c'è un contratto che dice io lo tengo fino a giugno, la Vibonese dice vuole tenersi in punta, lo tiene, punto e basta, anche se magari il giocatore rimane contro voglia, quindi non penso ci siano troppi problemi. Magari potrebbe esserci di più per Marzo, un giocatore che comunque, portiere che sta facendo veramente molto molto bene, che comunque è nostro, è di nostra proprietà, però comunque attenzione perché piacerebbe a diverse squadre in Serie B, quindi attenzione, comunque starebbero facendo attualmente solamente chiedendo informazioni, dovrebbe anche lui rimanere per tutto quest'anno, però non si sa mai, eventualmente poi a gennaio cosa potrebbe succedere. Chiudiamo ragazzi con due notizie che non sono tanto di calciomercato, ma che sono due notizie veramente importanti, perché ufficiale ancora, perché c'è una positività in casa Catanzaro, ragazzi. Allora per ora non si sa chi è, ma comunque c'è un positivo. Speriamo che non escano adesso fuori tutti i positivi, però per ora sembrerebbe essercene solo uno. Vediamo, non dovrebbe essere a rischio la partita con la Viterbese di domenica, però c'è comunque è stato trovato quindi un positivo ieri. E chiuderei ragazzi con il caso Belvedere. Vorrei spendere due parole perché comunque è importante. Stiamo parlando di Eccellenza Calabrese, squadra comunque matricola dell'Eccellenza neopromossa dalla promozione. Comunque squadra ragazzi che ha una storia importante nel calcio dilettantistico calabrese, Belvedere ragazzi che rescinde il contratto di tutti i giocatori quindi del Belvedere ora sono svincolati e potranno quindi aggregarsi ad altre squadre probabilmente di eccellenza, a meno che non vogliano magari andare in promozione o aspettare eventualmente un ritorno, perché comunque adesso con l'aumento dei contagi eccetera la vedo veramente difficile per il ritorno dell'eccellenza, anche perché comunque dovevano ritornare veramente inizio gennaio, ma era praticamente impossibile, e quindi il ritorno a febbraio si fa duro, quindi prima di marzo è veramente veramente complicata ragazzi, e comunque niente, era ragazzi aspettabile. Comunque era prevedibile che una potesse crollare, è così, perché comunque è una squadra che svincola tutti i giocatori e che si ritroverà alla ripresa, se ci sarà, a dover giocare con la Juniores, è ovviamente adesso una notizia che fa male, perché comunque questo periodo ha un pochino rovinato tutte le squadre dilettantistiche che comunque vivono di veramente poco. E quindi era, diciamo, abbastanza prevedibile che qualcuna, come dicevo, sarebbe crollata. Questo è Belvedere. E ragazzi, è un peccato anche perché ovviamente già nell'eccellenza c'è stata la situazione Corigliano, che anche qui è colpa un po' del Corigliano, ma è una situazione un po' particolare legata poi anche alla questione burocratica, del fatto che ci ha messo tantissimo tempo per decidere, eccetera. Quindi già siamo orfani di una squadra e l'eccellenza è 17. Adesso metteteci anche una squadra che dovrà giocare con la Juniores, che quindi perderà tutte le partite 5-0. 6-0 è un po' ragazzi, questo campionato lo falsa, anche se con il Belvedere in meno si ritornerebbe a 16 dell'anno scorso, quindi un po' l'ironia della sorte che quest'anno l'eccellenza ha voluto aumentare le squadre da 16 a 18, quest'anno con forse l'esclusione del Belvedere, ma non lo so, non penso, però comunque la forse esclusione si ritorna a 16, l'ironia della sorte, ma comunque la situazione è ovviamente molto brutta. E potrebbe succedere anche ad altre squadre, non solo a Belvedere, quindi vediamo un po' ragazzi cosa succederà in futuro. A questo punto ragazzi però mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!